La settima giornata della novena in preparazione alla festa della Madonna dei Martiri è stata dedicata alla famiglia e all'ordine francescano secolare. Durante la celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore Fra Antonio Coccia, le famiglie presenti, sotto lo sguardo di Maria Santissima Regina dei Martiri, hanno rinnovato le promesse matrimoniali e la fraternità dell'ordine francescano secolare si è arricchita di due nuovi fratelli terziari, tra cui un sacerdote, che hanno professato la regola dell'ordine francescano secolare. Il fatto che oggi abbia detto prometto di vivere il Vangelo secondo la regola del terzo ordine mi suggerisce che essere prete oggi ed essere terziario vuol dire vivere, tentare di vivere nella quotidianità delle nostre giornate quello che San Francesco ha chiesto ai suoi frati, quello che Chiara ha chiesto alle sorelle, quello che ciascuno di noi da cristiano dovrebbe vivere. Questo momento ha rappresentato un segno significativo del fatto che, nonostante i tempi moderni, vi siano ancora persone che desiderano vivere abbracciando i valori di San Francesco d'Assisi, caratterizzati da semplicità, umiltà e dedizione al prossimo. Essere francescani oggi significa essere un laico che, nonostante siano passati 800 anni dall'avvento di Francesco di Assisi nella Chiesa, è affascinata dalla figura del poverello di Assisi e decide di seguire Cristo proprio sull'esempio di Francesco. E mette al centro il Vangelo, che poi è il fulcro della regola che noi professiamo.